Sono, diciamo, il portavoce. Posso cominciare? Sono il portavoce, chiamiamolo così, della società, nel senso che continuerà il silenzio stampa e quindi l'unico abilitato a parlare sono io in questo momento, quindi sono qua per commentare la partita e per le vostre domande, insomma. Prego, Giancarlo. Allora, direttore, buonasera. Innanzitutto una vittoria che non fa una piega, però purtroppo dall'altra parte non c'è stata una risposta che si attendeva, il Poggio ha vinto a Catania, quindi si assottigliano forse le speranze di raggiungere quel primo posto. Partiamo da qui. Certo, è chiaro che noi ovviamente con un occhio, o meglio con un orecchio eravamo al Via del Mare, con un altro eravamo ovviamente attenti a quello che succedeva a Catania. Questo è inutile negarlo, però insomma, l'obiettivo che avevamo era di fare bene oggi in questa gara che per vari motivi e per ovvi motivi poteva essere complicata, quindi il nostro obiettivo era quello di giocare da Lecce e attendevamo comunque una risposta da parte dei ragazzi che una risposta sicuramente sotto il profilo intanto caratteriale e poi anche tecnico. Devo dire tutto ciò è avvenuto. Guardiamo adesso partita per partita, non possiamo certo pensare in questo momento a quello che fanno gli altri, ci pensiamo dopo. Diciamo che l'unico che magari guardava un po' dall'altra parte ero io, ma tutti i componenti della panchina, tutta la squadra, insomma, erano comunque concentrati a cercare di portare a casa i tre punti di oggi e dobbiamo continuare così. Poi i conti li faremo alla fine, secondo me questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Attenzione che potesse ripetere la partita dell'andata. Sì. Quel colpo di testa di Gambino, la parata di... Sì, anche se forse all'andata abbiamo giocato ancora meglio, però è chiaro che ti si riaffiorano spesso, riaffiorano i fantasmi, perché all'andata comunque questa è una squadra, il fondo è una squadra che gioca, che lascia giocare e che comunque ha un potenziale offensivo notevole, quindi noi eravamo preoccupati di loro. Devo dire che abbiamo dato una grande risposta, io sono molto contento soprattutto del rientro di Vito Francesco, di Torromino, di Drudi, Maimone ha dato una grande risposta, insomma abbiamo fatto 64 punti, credo che come dicevo l'altra volta 64 punti significa aver fatto bene, molto bene, in questo momento c'è qualcuno che sta facendo meglio, però non dobbiamo perdere la speranza e l'applicazione che ci vuole sempre, quindi probabilmente se c'è una cosa che va rimproverata alla domenica scorsa, alla domenica precedente, è che magari io l'ho rivista perché preso dall'attenzione delle volte si ha meno lucidità, però devo dire che probabilmente i primi 30 minuti siamo riusciti a fare anche delle buone cose, avevamo l'atteggiamento giusto, poi purtroppo sul 2-0 ci siamo un po' sciolti e in effetti non c'è stata una grande reazione, parlo di domenica scorsa. Invece ecco, questo mi auguro che non accadrà più, l'atteggiamento della squadra è stato particolarmente positivo oggi, ripeto perché c'era una situazione insomma, leggermente complicata e quindi siamo contenti per questo. A proposito di situazione complicata, comunque cioè, dalla curva nord partivano questi cori che poi comunque non agevolano in questo momento, no? Difficile. Ma non agevolano, poi insomma, i ragazzi comunque hanno pensato alla gara e non ai cori. Non entro nel merito, insomma, il fatto che noi abbiamo comunque dato fiducia al mister è per un motivo molto semplice, perché io lo conosco bene Padalino, come ho detto l'altra volta, è ruvido, può sembrare anche un po' antipatico, ma non lo è. Poi è una persona capace, una persona per bene, una persona che sta dando il 100% per questa maglia, per questi colori, per questa società. Alle volte può sembrare anche, magari, ripeto, anche ultramodo ruvido, lo fa anche con me, lo fa con tutti, è il suo carattere, però
Io credo che lui stia facendo, se volessimo fare un excursus dall'inizio dell'anno, io credo che lui stia facendo un lavoro egregio, anche per come siamo partiti noi, no? Io capisco che qui c'è una fame di vincere che appartiene anche a me, che appartiene a lui, a Padalino, appartiene alla società, appartiene a tutti, anche al magazziniere. Qui c'è una a voi, voi che siete l'interfaccia nostra con la nostra gente. Però allo stesso tempo non è mai semplice, ripeto, ci stiamo mettendo l'anima, ce la sta mettendo soprattutto Padalino, e penso che questo bisogna dargliene atto. Poi ripeto, ha queste sue ruvidità, ma non devono essere prese come delle prese di posizione. Secondo me io l'ho detto mercoledì scorso, lo ridico, l'allenatore ci può portare in Serie B. Se non ci sono passi falsi dall'altra parte, noi dobbiamo continuare eventualmente con un appendice. Ma oggi non mi va di parlare di questo, mi va di parlare delle prossime sette, che devono essere con la stessa intensità di oggi da parte, devono essere fatte con la stessa intensità di oggi da parte della squadra. Ma Mancoso ha avuto un leggero risentimento che potrebbe essere dovuto alla cicatrice che si è venuta a creare all'interno del muscolo, perché l'esame strumentale non ha evidenziato nuove lesioni, o anzi non c'erano neanche prima, ma non ci sono nuovi edemi, quindi le sue condizioni sono, diciamo, buone, però c'è stato questo piccolo risentimento che gli ha condizionato il giocare oggi. Però insomma l'esame strumentale ha escluso qualsiasi complicazione, probabilmente è nel decorso di un post elongazione del muscolo, e niente, adesso vedremo nei prossimi giorni insomma come reagisce, però non ci sono, ripeto, non ci sono novità rispetto, fra altre cose si era allenato tutta la settimana, quindi tutta la settimana aveva fatto gli allenamenti al massimo della condizione fisica, e quindi sembrava recuperato. Ne prendiamo atto, vediamo un pochino di recuperarlo, un giocatore molto importante, anche se dobbiamo dare atto a quelli che hanno giocato oggi, che hanno fatto molto bene. Un attimo solo, scusa Dario, prego Bruno. Buonasera direttore. Buonasera. Senta, due note positive importanti secondo me in questa partita vengono da Torromino. L'ho visto recuperato, rinfrancato anche nel morale, si batteva il petto dopo il rigore realizzato, e Maimone è stato veramente molto bravo, non so qual è il suo giudizio, glielo sto per chiedere, e sembrava un falegname, tra virgolette, no? Portava legna a tutto il centrocampo, ho visto, e poi infaticabile nel suo modo di esprimersi. Quanto possono essere importanti questi due giocatori da qui alla fine della stagione, che si facciano o meno i playoff? Quanto secondo lei? E poi domenica si va a giocare insomma in un ambiente per lei molto familiare a Cosenza, quali sono le insidie di questa trasferta probabilmente delicatissima, perché il Foggia gioca poi in casa con la Paganese? Allora, di Maimone e Torromino sono contentissimo anche io, e Maimone è un ragazzo che è stato utilizzato poco, però si è fatto trovare pronto, mi sembra che oggi è la prima da titolare, vero? In assoluto, quindi cioè, se c'era da sottolinearlo è un'ulteriore, diciamo, conferma della bontà morale di questa squadra. Non lo dico tanto per dire, è veramente così.